Dopo aver parlato di vaccini e di passione senza età per la scienza, nella terza conferenza della 33esima edizione di Giovedì Scienza, Beatrice Mautino, biotecnologa, giornalista e divulgatrice scientifica, parla di trucchi e bellezza, argomento molto meno frivolo di quanto possa pensare. Che cosa vuol dire guardare i cosmetici con l'occhio della scienza? Vuol dire occuparsi di un tema di cui tutti parlano e con cui tutti hanno familiarità, perché i cosmetici li usiamo tutti, anche i maschi, anche se pensano di non utilizzarli, perché gli shampoo, i dentifrici, i saponi sono cosmetici, e quindi è un tema di cui tutti abbiamo una certa familiarità, ma di quello che sta dietro alla produzione, alla comunicazione, alla vera scienza che c'è dietro i cosmetici se ne sa molto poco. Quindi quello che faccio io è cercare di andare a togliere un po' la patina luccicante dei cosmetici per raccontare quello che di vero c'è dietro a questi prodotti. Come è nato l'interesse proprio per i cosmetici? Ma io sono una divulgatrice scientifica e mi piacciono in generale tutti quegli argomenti che hanno delle ricadute sulla vita quotidiana, quindi mi sono occupata tanto di cibo e a un certo punto mi sono resa conto che nel settore cosmetico mancava una divulgazione scientifica, e quindi ho deciso di farla io, perché penso che avere consapevolezza anche negli acquisti sia molto importante. Prima di YouTube c'era un mondo. Sei presente su Instagram, su Facebook, su YouTube, su Twitter. Com'è il tuo rapporto con i social e quanto è importante nella divulgazione oggi? Sì, io sono su tutti i social, ultimamente anche su quelli per i giovani, quindi YouTube e Instagram. Credo che sia fondamentale, perché mi sono resa conto proprio dalla frequentazione di questi social con giovani e giovanissimi, mi seguono ragazzine di 13-14 anni, mi sono resa conto che queste persone io non le avrei mai potute raggiungere con i mezzi di comunicazione classici, quindi i libri o anche solo le riviste, per cui è un modo per parlare di scienza con un target, come diciamo noi comunicatori, difficile da andare a pescare. Il consiglio che poi scrivo in tutte le mie dediche è quello di continuare a farsi domande e a fare domande a chi cerca di venderci le cose, che siano prodotti ma anche che siano informazioni, quindi essere curiosi e critici.